Allora, amici, adesso ci andiamo a vedere il solare 3.0 di tutte quante le classi, ok? Andiamo a vedere come sono cambiate eventualmente le super, quali sono i frammenti che ovviamente sono condivisi con tutte le classi, le nature, le granate, i corpo a corpo nuovi. Allora, io partirei dalla strega, perché ce l'ho qui aperta già. La strega non ha più 3 super, ma ne ha 2. È rimasta la sorgente di radianza, che dalle patch notes abbiamo visto che è stata leggermente nerfata. Perché praticamente sì, la spada proietta continuamente un'aura che offre ristoro agli alleati, li rende radianti, proteggendoli dagli effetti della stasi. Ristoro vuol dire che vi recupera la vita. Radianti vuol dire che vi dà un buff. Molto semplice, al danno delle armi, quindi è rimasta identica praticamente. L'unica cosa è che non dà più il sovrascudo. Quindi se entrate nella pozza, vi rigenerate la vita, però senza avere il sovrascudo. Peccato. Alba nascente è uguale, ovviamente. I proiettili di Alba nascente lasciano una scia di fiamme mortali all'impatto e sono le classiche spade. Ok? Poi, le abilità. Allora, per quanto riguarda l'abilità di classe, abbiamo una terza abilità, oltre alle fonti amplificativa e curativa, abbiamo anche il tuffo della fenice. Tuffati al sole e crea un'esplosione di luce solare che cura gli alleati vicini. Mentre alta temperatura è attiva, ottieni ristoro durante il tuffo e bruci i bersagli quando tocchi terra. Praticamente il tuffo della fenice, che prima era un quadratino, un perk di un ramo della super, è diventato un'abilità e fa tutte queste cose. Con alta temperatura ovviamente si riferisce a questa, che è una natura. Aspettate che mi sposto, perché sennò non si legge. Ci mettiamo tipo velocemente qua. Cosa fa alta temperatura? Con alta temperatura puoi sparare, colpire con il corpo a corpo e lanciare granate mentre plani. E tieni premuto la granata, consumando l'energia della granata esattamente come prima, per attivare alta temperatura. I colpi di grazia a mezz'aria aumentano la durata di alta temperatura e forniscono energia del corpo a corpo. Questa roba qui, come vi dicevo, quando è attiva, cioè quindi quando avete alta temperatura attiva e usate il tuffo della fenice, ottengo ristoro mentre mi tuffo. Questo vuol dire che recupero la vita mentre sono in tuffo. E in più brucio i bersagli quando atterro. Quindi do un effetto di bruciatura ai bersagli quando atterro. Se non ho alta temperatura attivo, semplicemente mi tuffo al suolo e curo gli alleati vicini. Non c'è scritto se curo anche me stesso, ma penso di sì, ovviamente andrà provato, però questo è quanto. Per quanto riguarda le granate sono rimaste sempre le stesse, mentre per i corpo a corpo ce ne sono 2. C'è il nuovo, schiocco inceneritore, schiocca le dita per creare un ventaglio di scintille incandescenti che esplodono e bruciano i bersagli. Molto figo, molto molto figo. E poi ovviamente c'è fuoco celestiale, che è sempre lo stesso, quello... Da lontano. Non c'è più quello del ramo centrale che dava il buff, quindi è una classica malata che dava il buff, quella non c'è più, ci sono soltanto questi 2. Poi per quanto riguarda le granate invece, ci sono ovviamente tutte le granate solari, esattamente come il vuoto 3.0, quindi anche lo stregone può avere la sciamante, così come la termite, ottima granata, e la granata solare. La cosa che è cambiata è che adesso tutte le classi hanno anche la granata curativa. Quindi non solo lo stregone, non ci sarà più bisogno di caricare la granata per curarsi, ma tutte le classi possono usare la granata curativa. Semplicissimo. Una granata che cura gli alleati all'impatto e crea una sfera di luce solare benefica, la quale applica ristoro agli alleati una volta raccolta. Sembrerebbe che però, rispetto a quella di prima, non dia il sovrascudo, ma curi e basta. Quindi anche qui è vero che ce l'hanno tutti, ma probabilmente è un leggero nerf alla granata curativa. Allora, per quanto riguarda invece le altre nature dello stregone, abbiamo tocco della fiamma, che è molto interessante. Le 2 granate curative solari pirotecniche a fusione, quindi tutte, hanno funzionalità potenziate. Allora, la curativa aumenta la potenza degli effetti di cura e di ristoro. La granata solare, quindi questa qui, la classica, quella che fa la bolla con il sole, insomma, aumenta il tempo di permanenza, quindi dura di più. E getta periodicamente lava intorno al perimetro. Praticamente ci sono dei piccoli getti di lava che escono dalla granata e fanno danno aggiuntivo. Quella pirotecnica aumenta il raggio di ricerca dei bersagli e il loro numero massimo, mentre quella a fusione esplode 2 volte. Quindi per aumentare l'efficienza delle vostre granate
tocco della fiamma è Stonks. L'altra natura della strega è Slancio d'Icaro. Premi X e schiva rapidamente mentre sei in aria. Molto semplice, lo conosciamo benissimo l'Icaro. E quando c'è alta temperatura attiva hai una schivata aggiuntiva. Quindi ovviamente questo eventualmente deve andare in combinazione con alta temperatura. Titano. Allora, Titano sono rimaste due super. È rimasto il Martello di Sol e il Maglio Ardente. Martello di Sol equivale a lanciare i martelli, molto semplicemente, e il Maglio Ardente è quello che ruota, no? Li conosciamo entrambi, non è cambiato assolutamente niente. Abilità. Allora, barricata, stessa roba. I salti, stessa roba. Corpo a corpo, martello volante e assalto martellante. Il martello volante è stato cambiato e adesso praticamente se il martello colpisce un bersaglio, raccoglierlo attiva cura, quindi ci permette di curarci ogni volta che hittiamo un nemico con il martello e lo raccogliamo. L'assalto martellante invece farà esplodere i nemici. Le granate, come vi dicevo, ovviamente non l'ho sbloccata ancora, ma anche qui il titano le avrà tutte. Quindi potete anche curare con il titano volendo. Mentre le nature sono sicuramente le cose più interessanti. Allora abbiamo fiamme ruggenti, che praticamente è il perk che aveva il titano ramo di sotto. I colpi di grazia con le abilità solari o innesco, quindi le esplosioni, aumentano i danni delle tue abilità solari e si accumula fino a 3 volte. Quindi questo è rimasto pressoché uguale. L'altra natura è Sol Invictus, che è nient'altro che le pozze solari che avevamo anche prima. In realtà è cambiato ben poco. L'unica cosa che è cambiata è che non dà più i buff ai danni. Mentre prima se si passava all'interno di una pozza solare si prendevano i danni. Scusate, si prendeva un buff ai danni. Adesso non lo si prende più. Adesso in realtà è soltanto dà soltanto ristoro, quindi fa recuperare soltanto vita e brucia i bersagli. Molto semplicemente. La cosa nuova del titano è consacrazione. Durante una scivolata attiva il tuo corpo a corpo caricato per lanciare in avanti un'ondata di energia solare, che è quella che abbiamo visto nel trailer. E frum, tutta energia solare di fronte a voi, dando bruciatura. Mentre sei in aria si può riattivare il corpo a corpo per fare uno slam per terra e colpire tutti i nemici di fronte a voi con un'energia solare. Se siete riusciti ad attivare bruciatura sui vostri nemici, automaticamente quando scendete giù ci sarà l'innesco. Quindi bruciatura, innesco, bruciatura, innesco. Se riuscite a dare la bruciatura, quando tornate giù esploderà tutto. Molto semplicemente. Ovviamente, come vi dicevo, i frammenti sono gli stessi per tutte le classi. Quindi anche qui, come vi dicevo, in realtà l'unica cosa nuova che ha il titano, oltre ovviamente al fatto di curarsi e i frammenti, è appunto la consacrazione. Ora guardiamo velocemente il cacciatore. Allora, il cacciatore invece forse è quello che ha più cose diverse e nuove rispetto a prima. Allora, sono rimaste 3 le super. C'è la pistola da 3 colpi, la pistola da 6 e lo sbarramento. Lo sbarramento è stato leggermente affinato. E baffato, scusate, non affinato. Le 2 pistole d'oro traggono beneficio quando siete radianti. Quindi ovviamente faranno più danno quando siete radianti. Cosa è cambiato rispetto a prima? Il cacciatore ha una schivata in più. Schiva per eseguire un balzo acrobatico quando atterri tu e i tuoi alleati diventate radianti. Quindi molto 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 interessante il fatto che il cacciatore può far diventare radiante se stesso e i compagni di squadra con la schivata. La schivata, come vedete, però ha un cooldown quasi doppio se non di più rispetto per esempio a quella dei tiratori. O a quella quella d'azzardo. Però è comunque un buff. Quindi se vi incentrate tutto su questo, ogni minuto e 22, senza contare tutte le interazioni che ci possono essere per recuperare prima la schivata, avete un buff per voi e tutta la squadra. Quindi molto buono. I salti sempre gli stessi. I coltelli, in realtà ce ne sono uno in più, perché abbiamo il coltello leggero. Lancia rapidamente un coltello che infligge danni moderati. I colpi precisi con il coltello ti rendono radiante per breve tempo. Quindi c'è un coltello in più che fa questa roba qui di renderci radianti. Gli altri invece non fanno altro che dare innesco, bruciature. Questo qui di prossimità invece si conficca nelle superfici colpite ed esplode al rilevamento di un bersaglio nelle vicinanze. Quindi rimane lì e quando passa qualcuno esplode. E poi ci sono i classici 3 coltellini, quelli del ramo centrale,
che danno bruciatura. Le granate, come sempre vi ho detto, insomma, sono tutte uguali per tutti, compresa quella curativa che può usare anche il cacciatore adesso, quindi potrebbe essere completamente un support calcolando la radianza qui e la curativa qui, quindi molto interessante. Per quanto riguarda le nature invece ne abbiamo tre, come tutti, abbattili, che già conosciamo. Le tue super solari sono migliorate, pistola d'oro, colpo mortale ha una durata maggiore, la tiratore ha resistenza ai danni e dura di più, lo sbarramento lancia invece più proiettili, mentre sei radiante, quindi quando abbiamo il buff, i colpi di grazia con il coltello da lancio equipaggiato ricaricano completamente l'energia del corpo a corpo. Poi abbiamo assegno, i colpi di grazia precisi garantiscono a te e ai tuoi alleati vicini maneggevolezza e velocità di ricarica maggiori per un breve periodo di tempo, si accumula 3 volte. Attivare l'abilità di classe garantisce immediatamente l'accumulo massimo di assegno. Velocità di ricarica. Potrebbe essere interessante questa roba qui eventualmente per delle fasi di DPS. Ok, me lo immagino così. Attivare l'abilità di classe garantisce immediatamente l'accumulo massimo di assegno. Questo vuol dire che si può arrivare ad 1x3 aumentando la velocità di ricarica a tutti quanti. Semplicemente facendo una ricarica. Quindi si potrebbe fare... che io ho quella del ristoro e una granata curativa, poi mi metto quello, faccio una ricarica, do il buff a tutti e in più gli do anche il buff della ricarica, così da ricaricare subito le loro armi o più veloce per fare più DPS. Potrebbe starci, è un po' come mettere in luna fazione, ecco, diciamo così. La terza natura invece è scommessa delle polveri da sparo. Sconfiggi i bersagli con abilità, penalità solari o armi solari per caricare un esplosivo solare improvvisato. Premi E, lancia un esplosivo solare che si può far detonare in volo per causare un innesco. Praticamente cosa succede? Succede questo. Voi fate kill con le abilità o con armi solari per caricare questo esplosivo solare improvvisato che praticamente vi comparirà proprio sopra la granata. Una volta che è carico, voi premete E. Quindi prendete il vostro tasto della granata e praticamente creerete questa granata che sembra essere una trip mine messa tutta insieme. Quindi sono tipo 3 trip mine messe insieme che fanno un danno maggiore e in più può essere esplosa in volo. Quindi cosa vuol dire? Che voi la lanciate e gli potete sparare per farla esplodere dove volete voi. Una cosa carina da utilizzare, probabilmente in crogiolo ha un minimo di senso, però sembrerebbe proprio che la direzione del cacciatore sia un buon supporto. Bisogna andare a vedere adesso, come ovviamente con tutte le altre classi, quali incastri riusciamo a fare. Guardiamo tutti i frammenti su questo PG e vi ricordo che questi sono tutti condivisi con tutti i personaggi, quindi ve li ritrovate tutti uguali dovunque. Allora, ce ne sono alcuni bloccati. Quelli bloccati presumo che si sbloccheranno dopo il dungeon, un po' come è successo con il raid, con il voto 3.0, quindi finito il raid poi si potranno sbloccare anche questi. Li guardiamo lo stesso, ma sappiate insomma che c'è questa cosa. Allora, il primo è Tizzone della Scottatura. Le tue abilità di classe si ricaricano più velocemente quando bruci i bersagli. A sinistra adesso hanno aggiunto anche un menu che ti fa vedere cosa vuol dire, per esempio in questo caso bruciare. Il bersaglio viene scottato dalla luce solare distruttiva subendo danni nel tempo. I danni da bruciatura aumentano mano a mano che il bersaglio accumula cariche di bruciatura. Una volta applicato un numero sufficiente di cariche di bruciatura, il bersaglio è colpito da innesco. E innesco è semplicemente l'esplosione. Quindi quando un nemico raggiunge un tot grado di bruciatura, automaticamente arriva l'innesco. La bruciatura noi la applichiamo con le granate, con il corpo a corpo, con anche il tuffo della fenice se abbiamo alta temperatura attiva. Poi Tizzone della Benevolenza invece, l'applicazione di ristoro cura radiante, agli alleati fornisce per breve tempo un aumento della rigenerazione delle granate, del corpo a corpo e dell'abilità di classe. Quindi se avete tutto incentrato su, appunto, che ne so, la cura degli alleati, avete anche la granata che cura, oppure date i buff di radianza agli alleati, eccolo lì che le vostre abilità si ricaricano più in fretta tutte quante. Il problema è che questo frammento dà meno 10 di disciplina. Tizzone dei raggi, i proiettili della tua super solare hanno una migliore acquisizione del bersaglio. Quindi questa roba qui in realtà si interfaccia solo con alcune super, non tutte, perché ovviamente i proiettili della super solare hanno una migliore acquisizione del bersaglio. Beh, oddio, in realtà un po' tutte, i martelli,
le lame e la pistola d'oro. Sì, in realtà è con tutti, quindi sì, ci sta. Poi il primo bloccato è i colpi di grazia con le armi o le abilità solari, estendono la durata degli effetti di ristoro e radiante applicati su di te. Quindi questo è molto buono, nel senso che, per esempio, riuscite ad applicarvi il buff di radianza con un cacciatore o con qualsiasi altra roba che può darvelo. Se si utilizzano armi solari, automaticamente si estende la durata degli effetti. Quindi possiamo avere recupero infinito e radianza infinita. Radianza, vi ricordo che è il buff ai danni delle armi. Se continuiamo a killare, quindi praticamente siamo immortali e facciamo un sacco di danno. Tizione della combustione. I colpi di grazia con la tua super solare applicano innesco ai bersagli. Quindi molto semplicemente i bersagli esplodono una volta che vengono colpiti dalla vostra super, che sia martelli o pistola d'oro o cose. Tizione delle torce. Gli attacchi corpo a corpo potenziati contro i combattenti rendono radianti te e i tuoi alleati vicino. Corpo a corpo potenziato altro non è che quello con l'abilità. Ok? Quindi quando avete l'abilità carica, quindi lo schiocco, il fuoco, il coltellino, il martellino, tutte queste cose qua, quando ce l'avete carico e hittate un qualsiasi nemico, eccolo là che diventate automaticamente radianti voi e i vostri compagni di squadra. Quindi eventualmente una build si potrebbe incentrare su fare il ciclo di radianza e corpo a corpo se si fanno le build su forza, per esempio, no? Per recuperare di più il corpo a corpo in maniera veloce. Poi abbiamo tizione della strinatura. Il tuo innesco solare applica bruciatore ai bersagli colpiti. I colpi di grazia, poi abbiamo quello della tempra. I colpi di grazia con le armi solari forniscono recupero migliorato a te e ai tuoi alleati per breve tempo. Si accumula fino a 3 volte. Mentre tizione della tempra è attivo, le tue armi hanno una maggiore efficacia in volo. Ovviamente questo toglie recupero. Però se utilizzate armi solari, avete, che ne so, magari appunto, se avete, come ho detto adesso, una build centrata su forza, per esempio, il vostro recupero magari è più basso per via delle vostre statistiche o quello che è. Con questo frammento riuscite a colmare, tra virgolette, quel gap e avere un recupero migliorato, ovviamente dopo che fate le kill. Cumulabile fino a 3 volte e si applica a tutto il team, a tutti i vostri alleati, quindi non è una cosa brutta da avere. Bisogna capire, bisognerà fare un calcolo per capire quanto in realtà è forte questo recupero per 3. Poi abbiamo tizione dell'ustione. Sconfiggere i bersagli con innesco solare fornisce energia delle granate. Molto semplice, se fate esplodere un bersaglio con qualsiasi roba, che sia un frammento, che sia una natura, che sia un corpo a corpo, che sia una granata, eccetera eccetera, ottenete energia delle granate. Poi abbiamo il tizione del sollievo. Gli effetti di radianza e di ristoro applicati a te hanno una maggiore durata. Questa è esattamente come quella da Void. Poi abbiamo il tizione dell'eruzione. Il tuo innesco solare ha un'area d'effetto più ampia. Molto semplice, le esplosioni sono più grosse. Il tizione delle ceneri, applichi più cariche di bruciatore e bersagli. Questo può essere buono se volete arrivare ad un innesco, quindi ad un'esplosione più rapidamente. Vi mettete questo, i vostri stack di bruciatura sono più veloci e ci mettete di meno a far esplodere i bersagli con le vostre abilità. Poi abbiamo tizione della meraviglia. Sconfiggere rapidamente più bersagli con innesco solare genera una sfera di potere. E poi abbiamo anche il tizione dell'incandescenza. Sconfiggere i bersagli colpiti da bruciatura fornisce energia del corpo a corpo. E qui torniamo al discorso di prima, dove vi ho fatto l'esempio delle build con il corpo a corpo che ci permettono di attivare poi la radianza, che è uno di questi, non mi ricordo, tipo qua. E questo ci permette di ricaricare più velocemente il corpo a corpo e eventualmente non andare per forza di cose a speccarci esclusivamente sulla forza, ma nel fare insomma qualche altra roba. Quindi questi erano tutti i frammenti, bisognerà capirli un pochino per capire bene come calibrarli. Così di primo acchitto io mi sento di dire che personalmente sulla strega mi aspettavo qualcosina di più, soprattutto con le nature, e qualcosa di modificato per far sì che veramente si sentisse la differenza di supporto rispetto a un classico danno, a un classico qualsiasi altra roba. Ma aspettavo qualcosina di più. Cacciatore mi sembra molto 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 figo, anche come supporto, quando in realtà pensavo che fosse più supporto il caccia, invece, scusate, la strega, invece col cacciatore, con la radianza e la schivata, sembra essere molto molto figo. E il titano, vabbè, col titano spaccate sempre tutto e fate esplodere tutto, quindi si esplode e si fa.